Sent el Barça és el millor que hi ha. Olé, olé, olà, olà. Sent el Barça és el millor que hi ha. Olé, olé, olà, olà. Sent el Barça és el millor que hi ha. Olé, olé, olà, olà. Sent el Barça és el millor que hi ha. Eccoci, ciao Vincenzo. Buonasera, buonasera a tutti. Benvenuti alla serata tiki-taka, che andrà in onda in forma ridotta per venire incontro alle vostre capacità mentali. Come diceva, non so se lo ricordi il professor, no, il tabloid, quello di Mai Dire Gol, sì. Grande Luttazzi. Vedi, Rosario collegato. Ciao Rosario, buonasera. Ciao Eusario. Allora, ovviamente puntata post-atletico. 0-0, un po' scialbo, devo dire la verità. Niente di spettacolare né da una parte né dall'altra, ma diciamo che dall'Atletico c'era da aspettarsi una partita chiusa, anche perché gli andavano bene due risultati su tre. Noi dovevamo per forza vincere. E adesso dipendiamo da due squadre, quindi dall'Atletico, che dovrebbe fare un altro passo falso, e dal Real Madrid, che dovrebbe fare... Noi dobbiamo vincerle tutte e tre. Passo falso che deve perdere, però, perché anche se Parigi non basta. Esatto. Noi invece dobbiamo vincerle tutte e tre, sperare che l'Atletico ne perda una e il Real Madrid ne pareggi almeno una. Sì. Diciamo che ci stava andando bene l'altra sera, perché Real Madrid, col solito culo clamoroso che si ritrova, cioè è riuscito a pareggiare con un gol, un autogollonzo del Siviglia al 94esimo. È incredibile come questo Real abbia sette vite come i gatti. È il suo allenatore che è il culone, Zidane culone. Sì. Mentre noi, magari da quel punto di vista lì, non siamo molto fortunati. No, il nostro allenatore invece è semplicemente scarso. Quello no. È culone, il nostro è semplicemente scarso. No, dai, sei troppo crudele con Koeman. Però io ripeto, ognuno può avere il suo parere, ci mancherebbe, però credo che bisogna anche pensare da dove siamo partiti. Noi siamo partiti dal 2-8 contro il Bayern Monaco, la più grande umiliazione della storia del Barcellona, e con problemi societari, una crisi assurda a livello societario, addirittura Bartomeu che era stato anche arrestato dai Mossos, cioè una situazione di debiti paurosa, il Burofax di Messi, cioè io dico sempre Koeman non è il migliore allenatore per il Barcellona,
ma finora è stato il migliore allenatore per il Barcellona, finora. Perché comunque, viste le premesse, onestamente, e ne parlavamo anche a inizio stagione, la possibilità di non entrare in Champions League e di non vincere nulla, onestamente, era più che concreta. Alla fine abbiamo vinto una Coppa del Re, cioè dominando la finale, anche se nel percorso siamo stati abbastanza fortunelli, però alla fine la fortuna te la devi anche andare a cercare. In Champions prevedibilmente siamo usciti agli ottavi, cioè ci stava, per come giocavamo in quel periodo ci stava. Diciamo che se la Champions l'avessimo giocata un mese dopo, non so come sarebbe finita agli ottavi col PSG. E poi la Liga, e chiudo, poi ti do la parola, la Liga comunque sfido chiunque a tipo a ottobre-novembre a dire che a maggio ci saremmo trovati a giocarci la Liga alle ultime giornate, vista com'era la situazione. Vai con l'opinione, Vincenzo. Ma innanzitutto per quanto riguarda la Champions, io continuo a pensare come è possibile che noi abbiamo perso 3-0 in casa con la Juventus. Cioè, questo allenatore è stato capace di far resuscitare i morti. Non so da quanti anni, tipo 15-20 anni, un'italiana non vinceva a Barcellona, e per di più non aveva mai vinto con 3 gol di scarto. Mai nella storia. Avevamo una trentina di risultati utili consecutivi al Camp Nou. Diciamo che lui ha sfatato parecchi tabù quest'anno, in negativo però. Io continuo a ripetere che secondo me, nonostante lui sia un allenatore mediocre, e invece però continuo a pensare che se la squadra nostra, se non è la più forte, siamo lì. Con tutto che noi abbiamo giovani, però io l'Atletico e il Real sinceramente non le vedo tutte queste, cioè così forte. Allora, dico io, bastava semplicemente non perdere 3-0 e il tuo percorso in Champions era totalmente diverso. Perché potevi anche uscire con il Porto, però avevi qualche speranza in più, anche giocando male rispetto a giocare con PSG, che comunque ha calciatori che ti possono far male, come si è visto poi. Cioè, un risultato nei gironi, fare primo o secondo, ti cambia totalmente, totalmente ti cambia la stagione. Perché poi puoi anche uscire ai quarti, però è diverso. È diverso. In Liga noi siamo rientrati perché l'Atletico ha perso tipo 10 punti in 4 partite, in 5 partite, cioè 2 volte a Siviglia, tra Siviglia, Betis, poi ha perso in casa con il Cano. Vincenzo, è ovvio, cioè è ovvio che la nostra, essendo sotto prima di Natale di 15 punti, è ovvio che la nostra rimonta corrisponde a un aumento delle prestazioni da parte nostra e una diminuzione delle prestazioni da parte dell'Atletico, è ovvio. Cioè, questo dico, però tu sei rientrato per forza di cose, ti hanno fatto rientrare perché tu non eri dipendente da loro, ok? Il problema è che poi gliel'hai ridata la Liga, perché era tua praticamente. Cioè, tu potevi giocare anche per il pari nello scontro diretto, vincendo col Granada, invece l'hai buttata, te l'hanno regalata e tu l'hai regalata. Vincenzo, tu pensa che se non avessimo avuto una partenza ad handicap come abbiamo avuto a settembre, ottobre, novembre, io credo che a questo punto saremmo già campioni di Spagna con 4 o 5 giornate di anticipo, perché comunque sì, no, ma quello, cioè, alla fine l'Atletico ha fatto una partenza a razzo, ha fatto un'ottima partenza, però è stata enfatizzata dal fatto che noi e Real Madrid all'inizio abbiamo faticato. Sì. Poi abbiamo fatto degli scivoloni a settembre, ottobre, novembre in campionato. La partita col Granada, secondo me, è stata la peggiore, perché lì insieme a quella col PSG è la partita che più
colpevolizzo l'allenatore. Ma perché? Perché non è riuscito a caricare la squadra. Sì. Perché all'andata col PSG eravamo troppo molli. In casa poi, tra l'altro. Quindi vuol dire che Koeman ha sbagliato due partite in casa consecutive in Champions League. Juve e PSG. E poi la partita di Liga col Granada. Quello lì è un match point. Tu devi entrare col coltello tra i denti. A mezz'ora del primo tempo devi vincere già 2-3-0 e chiudi la partita. È finita lì. Perché una squadra che non ha niente da fare. Ha dimostrato che noi potevamo vincerlo tranquillamente anche perdendo tutti gli scontri diretti. Sì. Con Real abbiamo perso due classicos, E io caspita. Perciò ti dico... E siamo a pari punti. E siamo a pari punti, Cioè, perciò ti dico, quelle due squadre... Salutiamo Ciao, Luca, che per motivi di lavoro non è riuscito a raggiungerci stasera. È un po' un tifoso occasionale, Luca. Sì, sì, è così, è così. Si fa sentire solo quando le cose vanno bene. Solo quando vinciamo. Esatto. Vediamo, utente Facebook, se non avesse speso 6 mesi per trovare la quadratura, ora stavamo festeggiando il titolo. Kuma va ringraziato per il suo lavoro quest'anno, ma se abbiamo il cambio a giugno io credo che va fatto. Ni, dico ni. Dipende qual è il cambio. Perché ne parlavo prima nel backstage con Pietro, cioè se dobbiamo comunque fare, rischiare un Pirlo a Barcellona, cioè con Xavi, cioè io mi tengo Koeman piuttosto, perché tanti insultano Pirlo, criticano Pirlo dalla Juve, ma Pirlo è un allenatore inesperto che deve imparare e non ha esperienza. Poi magari, secondo me, ha le potenzialità e il carattere per sfondare, però deve imparare. Cioè, come tutti che iniziamo un lavoro nuovo, si fanno delle stupidate, si fanno gli errori e poi si va avanti. Xavi, cioè, finora, con tutto il rispetto, la sua gavetta è stata in Qatar. Adesso va bene tutto, ma in Qatar, cioè, ci va, cioè, il livello calcistico è imbarazzante, è roba da torneo aziendale qua da noi. Quindi che lui venga a Barcellona e prenda il timone della prima squadra mi sembra un po' esagerato. Attenzione però, c'è un amico Salvatore, ciao Salvatore, c'è un amico che dice che Koeman e Pirlo hanno in comune il vino. Concordo. Anche Malesani, c'è la famosa foto dove sta bevendo il prosecchino. Bravo, bravo. E sì, Pimienta a me piace molto perché nel Barça B sta facendo un ottimo lavoro, sta valorizzando i giocatori e potrebbe ancora di più incrementare l'ambientamento di quelli che quest'anno sono in pianta stabile, quindi vai a Arco, Minghezza, Ricky Pugh, che spero venga recuperato, perché Johan Laporta ha rimarcato il fatto che secondo lui Ricky Pugh meriterebbe più spazio. Io sono del parere che se proprio deve essere mandato via Koeman, per me la prima scelta dovrebbe essere Pimienta, quindi un allenatore che conosce l'ambiente, conosce lo staff tecnico del Barcellona, anche della Masia, con cui può comunque avere una collaborazione, però mettere i Xavi direttamente lì dal Qatar alla prima squadra del Barça che è in fase di ricostruzione mi sembra un po' esagerato. È vero. Diciamo che, vabbè, la questione sai qual è che comunque, seppure Xavi arriva, a parte che io ho sempre pensato che lui, nel caso quando arriva a Barcellona, sarà quando tutti i suoi ex compagni saranno andati via. Bravissimo. Questa, secondo me, è la cosa fondamentale. È una cosa che, secondo me, lui pensa, cioè, non vuole allenare nessuno suo ex, cioè, nessuno. Ed è intelligente da quel punto di vista, sì. lì, eh?
Perché comunque tu arrivi, non hai legami affettivi con nessuno e non guardi in faccia a nessuno. Quindi quando devi usare il bastone, usi il bastone, quando devi usare la carota, usi la carota. Su quello niente da dire. La seconda cosa è che comunque lui avrà, cioè nel caso succede, una società solida alle spalle, cosa che per esempio Koeman o tipo l'amico che ho segnato qui di fianco a Koeman, comunque, se anche lui era scarso, diciamo, come allenatore, anche se noi non credevamo così tanto, perché comunque al Betis aveva fatto bene, non avevano alle spalle una società solida, capito? Cioè, c'erano tanti problemi, Bartomeu era tutt'altro che un presidente come si Esatto, deve, capito? diciamo che Allora Setién con la porta dietro probabilmente poteva sarebbe fare, stata un'altra cosa, eh. sì, poteva fare meglio, poteva fare meglio, non lo sapremo mai, però secondo me sì. Io penso che fa tutta la differenza del mondo avere una società che ti appoggia, che ti protegge, cioè dalle critiche, dai problemi, nel caso c'è qualcuno nello spogliatoio che si mette contro di te, la società fa capire chi è, da che parte sta, sta dalla parte dell'allenatore, cioè capito? Tante cose che con Bartomeu, cioè Bartomeu sappiamo cosa ha fatto. Cioè, ha mandato a spiare i calciatori, cioè Sì. tipo alla quello che è successo all'Inter con Vieri e tutto il resto. Gate. Cioè, Mamma mia. di che parliamo? Ma infatti Messi è per quello che lui aveva mandato il famoso burofax, perché quella è stata, secondo me, la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Ma Io infatti continuo. si vede, cioè, la parabola di Messi in questa stagione è incredibile. Perché ci ricordiamo la faccia di Messi uscendo dal campo dopo il 2-8? Come no? E ci ricordiamo la faccia di Messi quando ha sollevato al cielo la Coppa del Re quest'anno? Cioè, Sì. sono due giocatori differenti. Perché? Perché c'è la Porta, è un suo amico, è un amico della sua famiglia, c'è una stima reciproca, anche la cena organizzata da Messi a casa sua settimana scorsa, che ha destato un po' di polemiche per via delle normative anti-Covid, vabbè, come se la gente già non le trasgredisse Vabbè. normalmente, però lì ha fatto scalpore perché Sì. l'hanno fatta un po' troppo pubblicizzata. Però detto questo, cioè, se Messi fosse stato in odore di andare via, non avrebbe mai organizzato una cena così con tutta la squadra per caricare la squadra prima della partita No, no. con l'Atletico. Quello di sicuro. Quindi, dalle voci che si sentono, Messi probabilmente al 90-95% sarà di nuovo un giocatore del Barcellona. E questa cosa qua è fondamentale. Uno, per il livello tecnico della squadra. Due, per la crescita dei giovani, tre, per l'attrattiva anche che eventuali nuovi acquisti possano venire da noi, perché sai, se c'è Messi il top player viene, se Messi se ne va, indubbiamente tutta la squadra si abbassa di livello, Eh perché beh, Messi normale. ti alza di 3 gradini il livello. E poi per le nostre casse, perché comunque gli sponsor, le magliette, ricordiamo che il Barcellona di magliette originali ne vende solo di Messi 3 milioni e mezzo all'anno. Considerando che una maglia originale alla bottega del Barça ti costa più di 100 euro, cioè vuol Fai un po' dire che i conti. sono 300-400 milioni che entrano solo dalle magliette di Messi, solo quello. Beh, capisci che non è No, ma male. io comunque, cioè lui vede, secondo me, sa, allora, a parte che comunque come andrà questo campionato, cioè lui, cioè la squadra c'è, perché i Sì. giovani ci sono, sono importanti, perché comunque Pedri è importante, Mamma mia. Moriba è importante, Arauco è importante, Minguezza diciamo un po' meno, però comunque sta facendo bene, non è a livello secondo me degli altri, però sta Però facendo c'ha bene. personalità, eh. Cioè, Sì. Minguezza comunque dove non arriva con la tecnica,
arriva con la personalità. Con la personalità, sì, E è non è vero. da sottovalutare questa cosa qui, eh? E Cioè, comunque. ovvio, non può fare il titolare, però secondo me nella rosa ci può benissimo stare come riserva, eh? Sì, ma io ti dico una cosa. Ora sembrerà una sciocchezza perché vuoi dire, vabbè, con il senno di poi possono parlare tutti. E noi l'abbiamo criticato, chiunque di noi ha detto una parola su di lui, ma quei 19 gol di Suarez. Cioè, 19 gol di Suarez. Noi di cosa staremo parlando oggigiorno? No, ma poi, cioè, tornando al discorso di prima, Vincenzo, cioè, noi abbiamo vinto, cioè, abbiamo vinto, stiamo lottando per la Liga e abbiamo vinto una Senza Coppa attaccante. del Re senza il centravanti, con tutti i problemi che abbiamo avuto. Cioè, ragazzi, cioè, con Suarez e senza tutto il casino del Burofax di inizio stagione, avevamo già vinto la Liga da febbraio, probabilmente, matematicamente. Io penso di sì. Cioè, ora io ti parlo di Suarez perché comunque il nostro attaccante, ma comunque se tu prendevi un attaccante, cioè un attaccante che ti faceva quei 10-15 gol, secondo me noi avevamo qualche punto in più, almeno qualche punto in più nelle partite in cui c'era bisogno dell'attaccante, Però ti e dico, invece quanto ci è mancato Ansu Fati? non c'era. Ansu Fati Speriamo. potenzialmente aveva iniziato bene l'anno, eh? Cioè, se Lo so. manteneva quell'andazzo lì, era una stagione da 20-25 gol, eh? Poi figurati con Messi, Renato, che gli metteva tutti i babà davanti alla porta, Sì. No, ma lo so, cioè, è questo che io ti dico, ora siamo mi ha stati dimenticato, anche nel senso. sfortunati con gli infortuni, Sì. perché Piqué, vabbè, che Piqué infortunato fosse più una fortuna che una sfortuna, però a Come livello calcio per me, sì. carismatico è importante. E poi Ansu Fati è stato quello peggiore. Sì, perché cioè, io spero soltanto che cioè, l'anno prossimo riesca, cioè, riparta tranquillo, senza problemi, che Le tutte queste notizie cose non che. sono buone. Quello è il problema. Io non vorrei che gli hanno inguaiato la carriera, non vorrei, però sarebbe un peccato, veramente sarebbe un peccato. Guarda, ricollegandomi a quello che dice Salvatore Sorrentino su Busi e Piqué, sfonda un ex, cioè sfonda una porta aperta con me, perché alla Busi è il mio giocatore preferito in assoluto e io lo adoro. Però, a parte gli ultimi 2 o 3 mesi dove sembra rinato, però negli ultimi 3 anni, 3 o 4 anni, giocava suo cugino probabilmente da noi e non lui, perché il suo rendimento è stato molto mediocre. Su Piqué, io onestamente lo dico sinceramente, non sono mai stato un estimatore di Piqué, neanche 10 anni fa, ti dico la verità. Il vantaggio di Piqué, secondo me, a me ricorda molto Bonucci come tipologia di giocatore. Ha sempre avuto vicino dei giocatori che gli hanno sempre fatto fare bella figura. Quindi prima Puyol e poi Mascherano, che molto spesso riuscivano a risolvere i buchi che faceva. Quando Piqué si è ritrovato gente più scarsa di lui di fianco, i nodi sono venuti a Ma pettine. soprattutto gente più lenta di lui, perché lui ha comunque avuto sempre bisogno di un calciatore brevilineo, veloce di fianco, perché lui non è tutta questa velocità, capito? Sì, Lenglet, esatto. Lenglet e Umtiti, non sono dei fulmini di guerra. Umtiti, se avesse mai, perché allora Umtiti fino al mondiale era tra i primi 5 centrali del mondo, Umtiti. Cioè aveva Sì. avuto un'escalation di prestazioni impressionante. Poi dopo il mondiale, complici anche i problemi al ginocchio, che non ha voluto operare, ovviamente i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Come Suarez. Adesso c'ha la pancia Crispy McBacon. Dog Vita.
fa il dog sitter. Pietro dice, Pietro Boemio dice, ciao a tutti, secondo me è mancato Rakitic. Con tutto il rispetto di Rakitic, adesso abbiamo De Jong, e Vabbè, secondo me De Jong è nettamente superiore a Rakitic. l'amico Pietro è di parte. È di parte. Rakitic è un buon ex calciatore. No, è stato Ormai. da noi, però l'abbiamo spremuto, eh. Sì, ma gli Da noi ultimi due, l'abbiamo spremuto fino diciamo, all'ultima goccia. specialmente con Valverde, ti Sì. ricordi con Valverde cosa dicevamo? Giocava sempre, no, non riposava. È come De Jong quest'anno, uguale. Gioca No, sempre, non riposa mai. cioè, comunque per un calciatore a un certo punto si fanno sentire, che comunque lui finiva di giocare, poi mondiale, Il poi Covid, riparti. quindi hai avuto stagioni senza soluzione di continuità, Bravo, quindi. Ma poi ci stava che lui a fine carriera tornasse nella società che l'ha fatto diventare bravo. grande, quindi ci sta. Lui è Sì. sempre, non ha mai nascosto il suo affetto per Siviglia e ci è tornato e ha fatto anche molto bene quest'anno, Sì, perché ha purgato anche il Real 2 giorni eh. fa, 3 giorni fa. Esatto. Fatto bene. Finalmente hanno tolto Campos a tirare i calci di rigore, che non sono cosa sua. Chi di rigore ferisce, di rigore perisce, no? Si dice. Sì. È giusto così, giusto così. Assolutamente. Allora, Vincenzo, due parole prima di lasciare la linea ai nostri amici del poi partita dell'angolo dei culeas. Sulla partita di stasera giochiamo a Valencia alle 22 contro il Levante. Una partita che è fondamentale perché Bisogna dobbiamo vincere a per forza prescindere. vincere. Bisogna vincere e sperare nel Aspettate. risultato degli altri. Bravo. Quindi c'è poco da fare. L'Atletico non è una partita facile, quindi speriamo. Speriamo, è l'ultima cosa che ci è rimasta da fare. Vincere e sperare. Esatto, no, Non stavo possiamo fare vedendo altro. la classifica. Diciamo che Levante è in 14ª posizione a 39 punti. È già salvo. Sì, già salvo, non ha né possibilità di andare nelle coppe né possibilità di retrocedere. Quindi, Sai cosa mi ricordo? Il Granada. il Mi problema è ricordo il quello. Granada. Esatto. Ok? Il Granada non aveva nessuno, niente, nessun obiettivo. Il problema è che molte volte Però queste squadre. stavo guardando la classifica. Chi c'è a pari punti con Levante? Il Valencia. E lì è il derby valenziano. Beh, proprio Quindi contro di voi vogliono fare punti. La settimana non prossima. vorrei che sia una motivazione in più, magari finire davanti al Valencia. Cosa non No. impossibile quest'anno, eh? Sì, lo so benissimo. Vediamo, ricordiamo che noi c'è l'Atletico a 77 e noi al Real Madrid 75. Sì. Ah, Pietro ci ricorda che il City si è laureato campione d'Inghilterra. Sì, perché lo United penso l'abbia perso. Sì, c'è scritto sotto, vedi. Ah, Sotto ok, non l'avevo la visto. notizia. Ha messo il suggerimento. no, speravo di no, visto che mi si dice una storia diversa, però va Ma bene così. ti dirò, piccola parentesi sulla Champions, visto che ormai non c'è molto più da dire su di noi. Allora, pronostico Europa League e pronostico Champions. Cosa si spera o cosa avverrà? Allora, tutte e due ovviamente. Vabbè, cosa speriamo Io nella Champions? Speriamo tutte e due la stessa cosa. quindi per scaramanzia diciamo speriamo, speriamo. Per l'Europa League ti dico vado controcorrente. Io credo Villarreal.
Ma io spero anche, ti dico la verità, più che altro per tenere alto un attimo il calcio spagnolo, che comunque in Europa League negli ultimi 10 anni ha dettato legge, sia con l'Atletico sia con Siviglia. E ti dirò per la Champions, allora anche se il Manchester comunque dietro balla molto, secondo me, A me non piace proprio come squadra. però davanti c'ha dei giocatori che possono segnare in qualsiasi momento. Sì, però anche le due partite contro la Roma per chi non sa difendere, Davide, ma la Roma ha avuto una quantità di occasioni per segnare tra andata e ritorno una cosa incredibile. Cioè, a un certo punto sul 2-0 al ritorno, la Roma ha avuto due o tre occasioni per segnare subito il 3-0 e là. Comunque anche a livello mentale se segni 3-0 diventa complicato, anche perché loro non è che hanno tutti questi calciatori di esperienza che ti prendono la squadra Esatto. per mano, capito? L'allenatore è la stessa cosa, non è Secondo che me, bisogna. guarda, secondo me saranno due finali veramente belle e spettacolari. Io sono convinto perché A me il Chelsea fa paura. sì, il Chelsea, ti dico, allora io ho visto tutte le semifinali andate e ritorno tutte e due. E devo dire la Dominati poi altro. verità, devo dire la verità che la Real è la squadra che mi ha impressionato più di tutte negativamente, perché Così. comunque a me è sembrata una squadra veramente in disarmo, con diversi giocatori che non hanno più molto da dire. Il Chelsea al ritorno soprattutto, all'andata in parte, ma al ritorno soprattutto secondo me gli ha dato una lezione di calcio. Cioè, gioca veramente bene e soprattutto la mano di Tuchel si vede benissimo, veramente benissimo. Lui è arrivato da poche settimane e ha già dato un'identità. Su Guardiola, cosa c'è da dire? Ragazzi, sarà il primo che vince la Champions senza attaccanti. Speriamo, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Speriamo bene. E Speriamo. ti lascio con una cosa, un pensiero, ecco. Dimmi. Ma se come speriamo noi, il nostro amico vince la Champions, andrà via da Manchester e soprattutto potrebbe tornare. No, allora ti dico, poi nel calcio può succedere di tutto, però tornare no. Poi ovvio, se vuole tornare io gli stendo il tappeto rosso, mi metto io per terra e mi faccio calpestare per farlo tornare a Barcellona, però non tornerà mai, anche perché quella è stata, per me le favole hanno un Sì, inizio e una è una fine. più. A me le minestre riscaldate non piacciono. Non mi sono mai piaciute. Quindi rischi un suo ritorno, magari senza vittorie o con più difficoltà, rischierebbe di Cancellare tutto quello che le ha fatto. cancellare, no, però Nella memoria, sminuire, diciamo. esatto, di sminuire quello che di bello ha fatto. Lui, insieme ai giocatori, è stato la più forte squadra di tutti i tempi, la più bella squadra di tutti i tempi. E così noi tifosi ce lo dobbiamo ricordare. Sì. Dobbiamo andare. Sì, no, poi tra Siamo in l'altro ritardo. ricordiamo una cosa per la clip finale, che Sì, oggi è il è il compleanno di un compleanno. giocatore Qualsiasi. che da noi ha fatto discretamente bene. Diciamo più bravo come giocatore che come vignaiolo, perché sembrerebbe che il suo vino non sia particolarmente gustoso. A detta di Coleman. Esatto, che di Rossi se ne intende. È nato l'11 maggio 1984 84, sì. e ovviamente parliamo dell'infinito Iniesta. E Don con Andrés. questo filmato vi salutiamo e forza Barcellona e ciao agli amici dell'angolo dei culés. Ciao a tutti ragazzi e seguite la Ciao. trasmissione dopo di noi. Buona serata.